un apporto concreto al mondo economico, all'identità del territorio, ai suoi prodotti tipici, momento forte di solidarietà, un po' sfida, un po' scommessa. La festa del tortello Decò di Bigolzone. Non è facile costruire a parole i segni, la trama della festa, difficile da proporre nei dettagli. Diciamo che è stata vivace, interessante, gradevole, divertente, pur con qualche ansia per avvisaglie di maltempo. Hanno offerto una bella testimonianza pro loco e volontari, cucinando un menù superbo per migliaia di ospiti. La proposta gastronomica, tortelli in primis, mescolata ai profumi dell'amicizia, dell'allegria, è stata graditissima. Preziose le musiche di grandi maestri contemporanei. Hanno ristorato con canzoni note, popolari, sollecitato ripetuti giri di valzer. I fuochi d'artificio poi hanno illuminato la notte. La festa del tortello ha vinto ancora. Ha raccontato storie di impegno, di sacrificio, di lavoro. Tante storie semplici di bontà. Con il ricavato della Sei Giorni intonerà un canto corale di solidarietà per le famiglie bisognose di Bigolzone, le associazioni culturali, sportive, le missioni. Solidarietà è l'esercizio di una minoranza. Valga per tutti l'esempio di Bigolzone, che la vita va vissuta con attenzione a chi ha bisogno di attenzione. Mercoledì sera su Telelibertà, un servizio sulla manifestazione.